continuano a cadere bombe nella Ghouta orientale e alcune potrebbero contenere armi chimiche vietate dalla comunità internazionale. Soccorritori hanno fatto sapere di aver curato persone con problemi di respirazione, sintomo di un possibile attacco con il gas cloro. La Siria nega le accuse. Secondo la difesa civile siriana, accusata da Damasco di essere vicina ai ribelli, 30 persone hanno mostrato i sintomi nella città di Amoria. Le notizie sono arrivate dopo che il convoglio umanitario dell'ONU e della Croce Rossa ha lasciato la zona. Gli aiuti umanitari, 46 camion con a bordo cibo e medicinali, sono arrivati per la prima volta da novembre. La Croce Rossa Internazionale ha confermato che la consegna degli aiuti è stata interrotta a causa dell'inasprimento dei bombardamenti. Gli operatori umanitari raccontano di aver trovato una situazione disperata nella Ghouta orientale, dove vivono circa 400.000 civili.